Ciao! Ciao a tutti, questa è una rappresentanza del gruppo educatori del campus Sacra Famiglia. Gli educatori si occupano di tutti i momenti ludico-ricreativi all'interno della scuola, come per esempio le ricreazioni, vero Borra? Esatto, durante le ricreazioni i bambini e i ragazzi della scuola potranno usufruire degli spazi all'aperto o al chiuso a disposizione e noi organizzeremo anche delle attività come dei giochi o dei tornei divisi per case. Vero Antonio? Esatto Borra, noi educatori durante l'anno organizziamo diversi tornei come ad esempio pallavolo, basket, calcio, tris, calcio balilla, tantan, briscola. Questi tornei permettono ai ragazzi di mettersi in competizione, ovviamente positiva, e di portare dei punti alla propria casa. Noi educatori durante l'anno ci prestiamo per l'organizzazione anche di altri eventi, come ad esempio la festa di inizio anno. Vero Eugenio? Certo Antonio, e la festa di inizio anno serve proprio per coinvolgere tutti gli studenti assieme ai loro genitori in attività svolte e organizzate direttamente da noi educatori. Un evento che ci coinvolge maggiormente è la festa di Natale. Da novembre aiutiamo i bambini e gli insegnanti a preparare lo spettacolo. Il tutto si conclude con una bella festa, lo scambio degli auguri e naturalmente il panettone. Verso la fine di gennaio noi educatori partecipiamo anche e organizziamo la festa della Santa, un giorno molto importante durante l'anno scolastico perché ribadiamo tutte quelle caratteristiche, quel carisma che ha contraddistinto la Santa fondatrice della scuola, che pur essendo comunque ribadite e portate avanti durante tutto l'anno, in questo particolare giorno vengono ricordate ancora di più. La giornata comincia con una messa a cui partecipano tutti gli studenti che poi invece si sposteranno a fare tutte quelle attività, giochi, tornei organizzati da noi educatori. Durante il giorno di carnevale ragazzi, studenti, educatori e insegnanti vengono a scuola tutti in maschera. Ogni anno decidiamo per carnevale un tema differente che ognuno è libero di interpretare come meglio crede. Durante il ponte di carnevale organizziamo anche una vacanza sulla neve a cui possono iscriversi i ragazzi delle elementari ma anche quelli delle medie. Ma prima di partire per le vacanze sulla neve non dimentichiamoci il talent. Il giorno di carnevale infatti nella mattinata ci siamo inventati questo Cereali Got Talent dove tutti gli studenti della primaria e della secondaria possono proporre uno dei loro talenti. Cantare, ballare, pattinare, dire le barzellette. Tanti alunni ci stupiscono perché magari il più timido dei timidi sale sul palco e canta. Un altro tema fondamentale per la nostra scuola è lo sport. A febbraio i ragazzi della secondaria partecipano presso le piscine dell'Andreana ai campionati di nuoto. Nell'ultima settimana di scuola i bambini della scuola primaria partecipano alla giornata dello sport dove potranno cimentarsi in sport anche poco conosciuti, mentre i ragazzi della secondaria parteciperanno alle Olimpiadi scolastiche. Un impegno, quello degli educatori, che attraversa tutti i gradi di scuola e che crea il collante vero e proprio tra tutti i ragazzi dell'istituto. Per continuare sul nostro progetto, che è quello di fare scuola, campus educativo e famiglia. Ciao!